Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova video recensione. Oggi parleremo del TV Box Micool BB2 Pro offerto da Banggood.com. Prima di procedere all'unboxing, credo che sia importante spiegare a cosa serve questo aggeggio e perché l'ho scelto, visto che avrei potuto scegliere tantissime altre cose presenti sul sito, magari anche più divertenti da utilizzare sul lungo periodo, ma molto probabilmente decisamente meno utili. Una Box TV Android, in questo caso Marshmallow, quindi Android 6, è utile per chi non ha una Smart TV e non ne vuole comprare una, anche perché costano un fottio e sono totalmente limitate a confronto. E questo non lo sto dicendo perché devo fare una recensione, ma perché chiunque ha provato in vita sua una Smart TV si è reso conto degli enormi limiti che hanno quei dispositivi confronto a qualcosa di dedicato come in questo caso. Ma di questo ne parleremo dopo alla fine. Che cosa potete fare con questo apparecchio? Semplicemente potete fare streaming dal vostro telefono alla vostra TV tramite Miracast e AirPlay, vedere film caricandoli direttamente da un NAS o da una condivisione creata sul vostro PC, che sia Samba o sfruttando HTTP o i protocolli che più preferite supportati da questo TV Box. Per le specifiche che ha questo prodotto, armati di un controller, potete teoricamente anche utilizzarlo per qualche gioco direttamente installato sul box stesso. Inoltre, proprio per quando si parlava dei protocolli supportati, vi arriva direttamente con codice preinstallato, un add-on per Netflix, se proprio avete un abbonamento a questo servizio, oppure anche a tanti altri servizi di streaming online. Ci sono una marea di plugin per quanto riguarda Kodi. Per chi lo conosce, saprete che è un media center open source compatibile con svariati formati: AVMPEG, WMV, ASP, FLV, Matroska, QuickTime, MP4, chi più che ha, chi più ne ha più ne metta, cioè praticamente digerisce di tutto. Ovviamente anche i rispettivi codec, video, che siano DVI, MPEG, MJPEG, H264 e tutta quanta quella bella robina lì. Pensate che tra i tanti formati audio compatibili ha pure i SID del Commodore 64, quindi rendiamoci conto, riesce a leggere anche questi, direi che ha proprio tutto. Poi, proprio per il fatto che Kodi è un progetto open, è sempre aggiornato e ha sempre nuovi plugin da utilizzare. Per approfondimenti su Kodi, comunque consultate la pagina Wikipedia in italiano o il sito ufficiale. Parliamo ora di specifiche. Il Micool BB2 Pro vanta un hardware di tutto rispetto per la fascia di prezzo che ha, questo proprio non c'è dubbio. Come processore monta un Cortex A53, octa-core a 64 bit fino a 2 GHz, fratello minore del Cortex A57, entrambi nati come risposta ARM ad Intel nel 2015, proprio per queste soluzioni 64 bit. Direi che garantisce un intrattenimento senza blocchi o sbavature se utilizzato come media center, ovvero per quello per cui è nato su questo prodotto, nonostante non disdegna e non accusa troppi colpi, nemmeno con titoli non eccessivamente pesanti. Come GPU, invece, troviamo una Mali T820 MP3 a 750 MHz. Ho trovato test online dove con questa GPU giocano tranquillamente a, ad esempio, Beach Buggy, Riptide GP2, Dead Trigger e anche in modo abbastanza fluido per questo hardware. Nell'ambito media center invece promette riproduzioni video 4K a 60 fps. Parlando di memoria, monta 3 GB di DDR4 SRAM e 16 GB eMMC flash. Per quanto riguarda la connettività, è dotato di Bluetooth 4.0 e Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz BGNAC, quindi anche l'ultimo standard. Mi soffermerei sul Wi-Fi, questo perché il prodotto monta un'antenna esterna. Per quanto sia poco bella da vedere, migliora nettamente la ricezione, punto dolente di moltissimi box TV Android con antenna integrata. Come altro metodo di connessione troviamo un connettore RJ45 per la scheda di rete Gigabit. Come output video, invece, troviamo un connettore HDMI 2.0 oppure un'uscita jack da 3,5 mm per il composito, ovviamente con l'apposito cavo. Altri connettori troviamo USB 2.0, uno slot TF per schede fino a 64 GB e un'uscita ottica per l'audio. Nella confezione troviamo un alimentatore DC 5V 2A, un cavo HDMI, l'antenna, il manuale in inglese e il telecomando. Ora facciamo un passo indietro e torniamo al punto del è superiore a una Smart TV. Perché dico questo? Beh, si sta parlando di un prodotto che si presenta con un hardware a parte decisamente superiore, come già era stato detto, ma non solo, vi arriva direttamente con privilegi di root abilitati, quindi addio pubblicità e benvenuti siti di streaming, finalmente utilizzabili senza troppi problemi.
Sulla carta è un prodotto che vale tutti i soldi che chiedono. Le numerose recensioni trovate in rete dicono che appunto è un prodotto che è anche sopra le aspettative, sia per fasce di prezzo sia per hardware. Non ci resta che provarlo. Ovviamente ora lo collegheremo e daremo un attimo un'occhiata all'interfaccia. Ok, perfetto. Potrei dirvi che mi dispiace per il casino qua dietro nel sottofondo, ma mentirei perché sono una persona nettamente disordinata e quindi frega cazzi. Procediamo subito immediatamente con l'unboxing prima di andarlo a collegare. Allora, Manggood mi ha inviato questo adattatore, questo qui, per la presa che non mi chiedete che cacchio è, se americana, cinese, giapponese, turco-ottomana, a presa europea, che però poi si è rivelato non servirà un cazzo perché c'è già dentro l'adattatore all'interno della scatola. Per quanto mi riguarda comunque è sempre un'attenzione non da poco da parte di Banggood, perché può darsi che vi arriva la versione senza la giusta presa ma con quella cinese, giapponese, americana, che cacchio è sta presa qua, e rimanete inculati se non avete un adattatore. Quindi avere dentro anche questo qua regalato, per quanto possa costare poco a loro, è comunque una gentilezza non da poco. Molti altri se ne sbattono le balle e non ve la danno, quindi grazie per aver messo anche l'adattatore, lo teniamo da parte per i viaggi che non farò mai, perché sono una persona molto noiosa e che sta a casuccia sua. Allora, apriamo il box, senza star lì a fare come tanti altri la rava e la fava sul «Oh, com'è bello, com'è figo!» Un cazzo, è una scatola come un'altra. Il prodotto si presenta in questa maniera, in questa scatola, in questo modo. Lo estraiamo e lo andiamo a tirare fuori dal suo bellissimo pacchetto. Olè! Ecco voi il TV Box con la ricezione, quella per l'IRDA del telecomando, il tasto d'accensione, il connettore, adesso pazzi per l'hacking, Francesco mi inculerà, si chiama... Non mi filmare che ho fatto un fail! Il connettore per l'antenna, la porta RJ45 per la scheda di rete, l'uscita ottica, il jack da 3,5 che poi dopo uscirà fuori con cavo composito. Per chi non sa cos'è cavo composito, vi ricordate le console? Il bellissimo cavo giallo, rosso e bianco? Quindi rosso e bianco audio, giallo e video, ecco quella roba lì. Questo credo che sia un pulsante di reset, questo buchino, perché altrimenti non si spiega. L'uscita HDMI e l'entrata appunto dell'alimentazione. Di qui l'entrata per l'SD e le due USB 2.0 di cui parlavamo prima. Poi ovviamente qua sopra c'è la pellicola che noi andremo a togliere perché... Oh, che bellezza! Oh, che bellezza! Ah, la pellicola! Basta fare versi strani e andiamo a vedere cos'altro c'è all'interno della scatola. Ah, ovviamente... Probabilmente vi ho già fatto vedere per sbaglio l'indirizzo macchina di questa cosa, lo so che a me che uno dell'indirizzo macchina se ne fa poco, però non mi piace lo stesso, quindi nascondiamolo in caso l'ho già fatto vedere pace. Ok, questo qua è come si presenta sotto, con le sue prese d'aria e basta, fine, stop. L'ID made in China e cazzi e mazzi. La gente dice sempre, quello che è prodotto in Cina, che schifezze, perché ti fai mandare la roba dai cinesi? Ok, perfetto, io vi dico soltanto una cosa. La Foxconn, che produce praticamente di tutto e di più, tra cui i componenti dei vostri bellissimi iPhone strapagati, dov'è che è? Riflettete, poi dopo andatemi a nascondere nell'angolino, perché dite minchiate. Perfetto, mettiamo via questo e andiamo a vedere cos'altro c'è qua dentro. Il manuale di istruzioni, che non credo nemmeno serva a qualcosa perché collegarlo non ci vuole una laurea. Comunque qua appunto spiega tutti quanti i vari connettori. Vedete la questione dell'SD, roba varia. Eccolo qua il composito, non so se riuscite a vederlo qui. Il cavo composito che poi scende e va a finire con un jack all'interno di quella porta che vi dicevo prima. Vabbè, il telecomando, però cazzo, un telecomando, ragazzi, credo che ancora lo sapete usare. Vabbè, manuale di istruzioni. Togliamo questa divisore e ci troviamo il telecomando, normalissimo telecomando per il TV Box. L'antennino, quello che vi dicevo che secondo me, per quanto possa essere brutto esteticamente,
almeno dà una recensione decente alla Boss TV. Ora lo monto, vediamo come, faccio vedere come si presenta. Cioè, non devi fare nient'altro che appoggiare e avvitare, non devi fare niente di che. Proprio vabbè, lo monti, adesso 2 secondi che lo stringo, dove lo montate dalla parte che preferite. Ah, ok, perfetto, può essere poi orientato anche una volta avvitato, nessun problema. Quindi così si presenta tutto l'aggeggio con l'antennino. Qui l'adattatore europeo, quello che vi dicevo del perché vi hanno dato l'altro, perché se per caso qua invece che mettervi l'europeo, vi mettevo la nostra presa italiana, vi mettevano questa, rimanevate inculati, non potevate usarlo. Però qua in questo caso già c'è il cavo HDMI e appunto l'alimentatore a cui va applicata la presa italiana. Ok, perfetto. Non resta altro che appunto provare il nostro TV Box Android. Vediamo un pochettino come si comporta. Ok, ciao a tutti ragazzi, siamo davanti al televisore a cui ho collegato la TV Box Android di Mikul. Accendiamo e mentre si accende devo fare un po' di precisazioni sul perché. Prima cosa, siamo davanti a un televisore. Seconda cosa, perché sono connesso con una tastiera. E terza cosa, perché voi non vedete alcun tipo di problema da questo momento in poi, perché ci ho già dovuto smanettare un po'. Allora, premetto che questo televisore ci è stato regalato, perché io la TV manco la cago, e l'hanno regalato ai miei, perché se loro se ne stavano tranquillamente con quello ancora a tubo catodico, per farvi capire quanto guardano la TV. Se cominceranno a riguardarla sarà solo grazie a questo TV Box. Quindi, cara grazia, che c'è questo, che non è 1080p ma è 1080i. Quindi, cosa succede? Succede che all'interno delle impostazioni, per poter vedere questa barra qua sopra, quella appunto d'Android, si dovrà andare su Display, poi Screen Position, e zoomarlo indietro fino ad avere la scala giusta del vostro schermo, con zoom in e zoom out in base a se lo vedete troppo piccolo o troppo grande. Questo perché? Perché purtroppo ogni televisore ha la sua risoluzione e le sue magagne, quindi il TV Box purtroppo da solo può capire fino a un certo punto. Può capire la risoluzione, ma potrebbe non capire il fattore di scala in base ai DPI che ha quel determinato schermo. Quindi voi da qua ve lo mettete a posto e a quel punto è tutto perfetto. Cosa avete qua dentro? La risoluzione dello schermo, che in questo caso massimo è 1080i, la posizione dello schermo, la rotazione, Daydream, RGB mode, quindi la modalità colore, la status bar, che sopra credo che potete impostare quello che volete, e l'HDR automatico oppure no. Ovvio, se voi avete un televisore di quelli nuovi, magari pure 4K, ci attaccate dentro questa roba e state pur certi che questi problemi non li avete, dovrebbe tranquillamente impostarsi alla risoluzione corretta. Da rete avete le impostazioni Wi-Fi per connettervi alla vostra Wi-Fi o quella che preferite, tipo della vicino SPA. Potete connettervi via Ethernet, ma non c'è neanche bisogno di essere configurato, questo qua credo che sia soltanto una questione di impostare i pistatici, e via VPN. Vi dico ragazzi che mentre stavo girando nelle impostazioni di questo cavolo di TV Box mi è venuto barzotto, perché ho visto un'impostazione, cioè una sorgente video, cioè una sorgente file che veramente, porco di quel porco, vaffanculo Smart TV delle mie balle, non avete la metà delle opzioni che ha questa cacchio di TV Box. E ripeto, sono 80 dollari di TV Box. Non è detto che una persona voglia spendere così tanto, per modo di dire, per prendersela. E so benissimo che molti di voi probabilmente nemmeno lo faranno, però porca di quella troia, non me ne frega niente se passo per Lecchino, quanto cazzo è figa. E dopo vi farò vedere qual è questa impostazione che veramente è una gran figata. Poi, impostazioni audio, impostazioni applicazioni per disinstallarle dal sistema, pulire la cache e compagnia cantante. Memoria e ripristino, informazioni sul dispositivo, data e ora, lingua, tastiera, che ovviamente è già impostata giusta.
aspetto layout, infatti sì, no, qua è un tedesco e francese. Sì, basta, va benissimo la tedesca, non cambia un cavolo tanto. Tanto è una QWERTY. Vorrei capire per quale motivo mi mette tedesco e francese e non italiano. Forse perché la tastiera che ho collegato qua non è del tutto italiana. Le impostazioni HDMI e le altre impostazioni che non sono nient'altro che appunto le impostazioni d'Android classiche. Come potete vedere, è Android 6. Sono info sul telefono, quindi vedete Android 6.601, gli aggiornamenti, bla bla bla, nome, modello, informazioni legali, stato, eccetera, eccetera. Qua c'è anche l'update per fare gli aggiornamenti IOTA, rendiamoci conto. E ci sono, Problema che adesso non li faccio per il semplice fatto che non so neanche se ci sono in questo momento, però ci saranno e non li faccio ora perché sennò perdiamo solo tempo. Dopodiché qua abbiamo aggiungi accessorio Bluetooth, come una tastiera Bluetooth ad esempio. Remote che non credo che sia per aggiungerci qualcos'altro, non ho la minima idea. Il luogo, sicurezza e limitazioni, tutte brutte cose che non ce ne frega un cazzo perché noi non abbiamo bambini e non li vogliamo perché fanno schifo. No, comunque, scherzi a parte. Volendo ci sono anche le impostazioni di sicurezza. Ma dal momento che noi tutte quante queste belle cose non ce ne frega niente, vi dirò che non interessa altro, ovvero Kodi. Ah, avevo detto che si poteva mettere Nova Lancer. È vero, si può mettere, però sinceramente io preferisco questo Lancer proprio per le impostazioni del display, per zoomare, metterlo a posto in caso ci sono problemi, roba varia. Che se da subito fossi passato a Nova, non mi sarei neanche accorto di queste opzioni in più che ci sono in questo Lancer, che poi tra parentesi va benissimo per quello che deve fare, e mi sarei tenuto il problema e avrei bestemmiato per 2 ore. Entriamo in applicazioni e abbiamo la galleria, il browser, la musica, Play Store, YouTube, Media Center che vi installa Kodi che ho già installato, l'app installer, credo che se per installare applicazioni da USB, applicazioni esterne, Fire Browser, TV Updater, Miracast appunto, PPOE per la connessione a internet in caso il vostro router non faccia, avete un modem e non fa la connessione diretta alla rete, dovete ogni volta mettere nome, utente, password. Gli update, riproduttore video, AirPin, il cleaner per i file temporanei e cagate varie, l'MH Player, Netflix che ha la sua applicazione dedicata. Credevo che ci fosse l'addon di Kodi, ma probabilmente c'è anche da installare, però direttamente hanno messo l'applicazione dedicata, quindi non vedo per quale motivo andare a mettere l'addon di Kodi quando c'è già questo. Io purtroppo non ho Kodi, cioè non ho Netflix per farvi vedere come funziona, ma chi ha Netflix proverà. E poi c'è Kodi, con le sue mille mila impostazioni che ti fanno venire il barzotto. Adesso, sia chiaro, io l'ho già impostato con i film che sono sul mio PC. Vi spiegherò comunque come si fa a fare. Noi scendiamo fino a qui, dove potete vedere le sorgenti. Se volete essere sicuri di non far menate, io ho visto che il modo più veloce per aggiungere una sorgente è questo. Si va su video. Chi ha visto qua che cosa c'è, se magari la smette di sfocare. Ok, quindi andiamo su video. Chi è qua già ci sarà, chi ha notato qualcosa di strano e molto figo. Potete andare qua in alto sopra File, aggiungi video e qua potete scegliere la sorgente. Ora io l'ho già messa, ma vi faccio vedere come si fa. Browse. Ok, external storage, se avete un hard disk connesso in USB o comunque sì, un hard disk o una chiavetta, network file system, NFS, root file system, quello che c'è su direttamente disco, ma mi sembrerebbe strano. L'SFTP che però adesso dovrò censurare in fase di montaggio. UPnP device, video playlist e Windows Network. Allora, se voi avete dei film sul vostro PC di casa, la cosa che mi viene da dirvi più semplice è fate tasto destro sopra la cartella, condividi questa cartella e va a finire direttamente in condivisione Samba. Stessa cosa per Linux, mettete su un server Samba, oppure ci sono anche altri protocolli che dopo vi faccio vedere. Mettete Windows Network Samba, lui fa subito la scansione della rete locale e cerca le cartelle condivise in rete.
Ovviamente ci mette un attimo perché non sa nemmeno qual è l'IP del mio PC, si li sta scansionando tutti e sta vedendo chi ha condivisioni Samba in utilizzo. Ok, l'ha trovata, Workgroup, il mio PC. Scegliete film, se avete scelto film, come nel mio caso sarà film, date ok, io l'ho già fatto quindi faccio cancel, e vi chiederà il genere. E per vedere, vi faccio vedere cosa uscirà. Vi verrà fuori questa schermata dove ti dirà questa directory contiene film, musica o video, niente TV show. Questa cosa qua si può fare anche per questo, in questo caso. Allora, io metto tutti quanti i film in una cartella, tutti i TV show in un'altra, e quindi quando dopo vado nel menu ho la divisione per tipo, ok? Se invece voglio mettere tutto quanto insieme in movie, come faccio io perché sono disordinato, se mette tutto quanto insieme vaffanculo. Poi, qui mi raccomando, fatelo quando scegliete le impostazioni, come in questo caso. Su Movie Database, se volete scaricare le informazioni dei film, poi sulle impostazioni non fate come me che faccio il babbo e non guardo le preferenze di linguaggio, mettete italiano e italiano anche sotto. In questo modo vi scarica le descrizioni dei film in italiano e non in inglese. Poi, e questa è la cosa che ti fa venire il barzottone, perché questo qua è una connessione in SFTP. Quindi FTP sotto SSH, cioè per detta molto alla buona, sul server dove c'è Transmission, che sarebbe Torrent, che scarica. Quindi praticamente non dovete manco scaricarvi i film, li lasciate sul server, vi vedete il film, quando volete cancellare sul server cancellate, qua quando si riaccenderà vedrà che il film non c'è più, lo toglie dalla libreria. Figata assurda. Come si fa a fare questo? Aggiungi video. Browse. Add network location, protocollo, Windows Network Samba, web server HTTPS, web directory HTTP, web dev server HTTPS, web dev server HTTP, FTP server, UPnP server, RSS feed, Network File System, vedete, Secure Shell, eccola qua, SSH SFTP. Con questo voi mettete l'indirizzo del server, la path, una volta che l'avete messo potete anche fare browse probabilmente per fare la path, la porta, username e password del vostro server e avete la condivisione SFTP. Ed è questa una gran figata. Difatti, guarda caso, se io adesso vado tra le tante cose dentro Transmission Download, Logan, sono film che ha scaricato Rupetto questi, oltretutto. Molto forte, incredibilmente vicino. Non lo conosco. Vabbè, vediamo un attimo se apro qualcosa di un pochettino più piccolo, non troppo pesante. Perché purtroppo fino a quando non vado a mettere un, come posso dire, fino a quando non vado a mettere un extender per il wifi, qua prenderà quel poco che prenderà. Infatti, guardate, questo qua parte subito, è un pelino più leggero. Come farsi stregare il canale da questo? Vabbè, per pochi secondi chi se ne frega. Buffering. Probabilmente io potrei anche dirgli di fare più buffering. Ok, no, l'ha già fatto. Purtroppo le connessioni italiane non sono una gran bellezza. No, no. Che fast forward, va bene così. Ok. No, ok, perfetto, ha funzionato. Ha caricato e sta andando. Oddio, è preso da, probabilmente da cinema, quindi si vede quel che si vede. Quindi noi ora mutiamo, non facciamo vedere altro, per ovvi motivi. Torniamo alla home. Torniamo su film. Movies. E qua abbiamo 30 giorni di buio, REC, Alpha Dog, American Gothic, Avatar, perché sono due parti, non peraltro. Batman.
Ecco, vi faccio vedere Batman perché Batman vi fa, visto che l'ho scaricato di merda, vi faccio vedere un fizz che si può fare. Lo ricomincio da dove mi ero fermato, perché se lo ricorda anche. Ora un attimo che si devono riaccendere i dischi, perché si saranno spenti di là. Eccolo qui, Batman, con tanto di audio. Lo togliamo per ovvi motivi. Se voi andate su impostazioni, qua in fondo, video setting, noterete che io ho messo il wide zoom. Perché? Perché in original. Guardate che porcheria ho scaricato. E se non lo mettiamo su normale, noterete quanto fa cagare. Ma questo non è colpa di Cody, è proprio colpa del film. Però la cosa buona di Cody è che vi permette di ovviare a questi problemi perdendo di definizione, comunque normale, perché strecciate il film impostando la dimensione che volete. Ora facciamo partire un qualcosa che non sia fatto coi piedi, tipo non so, Big Fish. Sì, purtroppo anche la mia rete in locale, come vi ho detto, non è che prenda chissà quanto. Però. Vado, è questo che le porta. Che cos'è questo posto? La città di Spectre, il segreto più esclusivo dell'Alabama? Qui dice che tu vieni da Ashton, giusto? Come notate, va da Dio. La cosa che però, secondo me, è ancora più figa sono gli add-on. Perché probabilmente qua dentro, andandomi a cercare, come potete vedere, ci sono una marea e mezza di add-on. C'è YouTube, c'è Showbots, che non so che roba sia. Installa dal repository, cioè vedete, ce ne sono una marea di repo. Facciamo tutti quanti i repository. Game add-on, look and feel, service. Cioè, notate che ci sono tutti quanti gli add-on di questo mondo. Anime on demand. Cioè, avete praticamente, credo, di tutto. Figuratevi, cioè, c'è l'add-on di Mega. Comunque, credo che qua stiamo andando anche un po' troppo per le lunghe. Per fortuna che taglierò i pezzi che non servono. L'unica cosa, l'ultima cosa che ci tenevo a provare, perché ci tengo veramente a provare, è questo. Ah, ovvio, è chiaro, questo, quello che sto usando è il browser di default, eh. Quindi figurarsi, cioè se ne mettiamo uno serio, potete immaginare che va ancora meglio. Io adesso con questo, Io ne ho provati una marea di Smart TV. E ci sono sempre una marea e mezza di problemi navigando su questi siti, ma una marea a dir poco. Avrei dovuto prima installare AdBlock prima di farvelo vedere. Ok, funziona. Ok, era ancora in muto. Ecco, con un mouse direi che era decisamente più facile la questione. Mettete Firefox come browser e mettete nelle estensioni AdBlock perché altrimenti veramente bestemmiate. Vabbè, comunque abbiamo visto che lo streaming funziona. L'importante è quello. Cioè si avvia, si sente l'audio, va. E niente, direi che con questo si può anche concludere tutto. Per quel che deve fare funziona. Spero che questo coso vi piaccia, perché adesso mi ci inflipperò non so quanto, fino a quando non troverò tutte quante le varie impostazioncine nascoste di Kodi, perché vi dico, non, usando il PC non l'ho mai usato, almeno non l'ho mai usato bene. E niente, alla prossima.